Una delle maniere che va molto in voga oggi per fare musica, per fare nuove canzoni, è buttare lì tracce su tracce, fare le basi in pratica, senza una melodia. E io poi quando li ascolto ci rimango un po' male, perché quello che per me personalmente è assolutamente imprescindibile è proprio la melodia, perché se non c'è chi comanda, se non c'è il soggetto, stiamo creando praticamente un vestito senza avere la ragazza da metterci dentro, che sì, può essere assolutamente carino, il prêt-à-porter funziona proprio in quella maniera, ma dipendentemente dal tipo di ragazza a cui lo mettiamo addosso, il vestito cambierà forma. E proprio perché per me la melodia è molto importante, voglio farvi ascoltare come cambiano le note in sé dipendentemente dagli accordi che ci mettiamo sotto, perché non è la stessa cosa cantare la nota Mi e suonare Mi maggiore, e invece cantare sempre la nota Mi ma con l'accordo di Do maggiore. E allora facciamo un po' di prove insieme e vediamo, anzi sentiamo cosa succede quando usiamo la stessa nota ma con accordi diversi. Andiamo. Ehi, ciao, io sono Red. Oggigiorno in molti lavorano in questa maniera, fanno delle basi, sdraiano delle tracce, tradotto proprio letteralmente dall'inglese laying tracks, e ad esempio nell'ambito hip hop li chiamano beats, ma spesso non hanno una melodia e quindi praticamente mancano i connotati della canzone. Anch'io sono uno di quelli che cerca di fare il bel vestito, ma per me è molto importante che tutto ciò che facciamo sia a beneficio di una melodia, di una canzone. Quello che è l'arrangiamento, è la melodia che fa la differenza, la voce, le parole o anche uno strumento volendo, è quella che ci continua a martellare la testa e non va via neanche dopo mezz'ora che abbiamo finito di ascoltarla. È chiaro che si può fare una base e poi ci si canta sopra una melodia, magari lo fa anche un'altra persona, è semplicemente un diverso punto di partenza, anzi molte canzoni conosciute oggi sono proprio fatte in questa maniera, una base fatta da qualcuno in Italia e la melodia fatta da qualcun altro in Giappone. Ha comunque il suo vantaggio, e cioè il fatto che ci siano più persone che apportano idee e quindi nasce qualcosa di nuovo o di meno sentito, o perlomeno si spera. Ma avere la possibilità di conoscere cosa succede quando cambiamo un accordo sotto quella stessa nota, quella è una bella arma in più. E allora ho deciso di farvi sentire qualcosa, così da commentare insieme a voi e vedere un po' cosa vi fa sentire, cosa vi tira fuori, che emozione, che reazione vi provoca quella nota con quello o quell'altro accordo. Partiamo semplicemente cantando una nota che poi la useremo sempre, Sol. E la prima cosa che ci viene in mente, chiaramente, essendo non la nota Sol, mi viene in mente, perlomeno a me, viene in mente Sol maggiore, quindi e il Sol con l'accordo di Sol maggiore suona A me, ascoltando questo, viene in mente per esempio Spring, summer, winter and fall, ad esempio, no? Oppure potrebbe essere anche benissimo quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. E via dicendo. Mentre a voi cosa fa venire in mente? Scrivetemelo sotto. Perché chiaramente, dipendentemente dalla nostra cultura, dal nostro passato, ci verrà in mente qualcosa di diverso. Non a tutti verrà in mente la stessa cosa. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Sempre la stessa nota, mentre voi scrivete. Sempre la stessa nota. Sol. Però questa volta l'accordo diventa Mi bemolle Sentite come cambia. Perché questa volta la nota Sol è la terza dell'accordo. E a me viene in mente per esempio You are so beautiful to me. Per esempio, no? Oppure potrebbe anche essere per esempio Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, no? Che poi non deve essere necessariamente una canzone famosa, magari potrebbe essere una vostra idea, perché ascoltando magari vi viene in mente qualcosa e magari la canzone la scrivete voi, perché quello che cerchiamo di fare è proprio quello, cercare di abituare il nostro orecchio a percepire qualcosa di diverso ogni volta che cambia l'accordo. Ma andiamo avanti, mentre voi scrivete andiamo avanti, stessa nota di prima. Sempre Sol, ma questa volta l'accordo è Do maggiore.
perché ascoltando questa nota mi viene in mente per esempio Goodbye Philadelphia, freedom means a lot to me. In between the place I've been and where I'm going. Ad esempio, no? Oppure, per esempio, per esempio, mi viene in mente questa. Dimmi se a volte anche tu hai sognato. Che è una canzone di Antonella Bucci, la corista cantante di Eros Ramazzotti, che cantava insieme a lui Amarti all'immenso. Questa è la canzone con cui è andata a Sanremo nel 1993, si chiama Il mare delle nuvole. Dimmi se a volte anche tu hai sognato di fare un tuffo lassù nel mare delle nuvole. E via dicendo, no? Oppure potrebbe anche essere tanti auguri a te. Come diceva Elio, è una canzone inedita di Beethoven. Tanti auguri a te. Oh, per assurdo, potrebbero veramente essere tante cose. Ma andiamo ancora avanti, perché con la stessa nota Potrebbe anche diventare con mi minore Per esempio, vediamo un po', mi viene in mente E poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. Oppure addirittura aria dal cielo, ma tu vedi solo un veleno. Vabbè, qua sono un po' di parte. Sembri un lupo nei guai. A voi quindi cosa viene in mente con questo mi minore? Perché mentre voi scrivete possiamo anche farla diventare sempre sol. Ma questa volta l'accordo è do minore. E io per esempio ascoltando questo mi viene in mente per esempio what would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, got my head spinning. E via dicendo. Oppure per esempio can coming in spazza coming na 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 na. Oppure possiamo anche farla diventare la più intelligente di tutte, la più intelligente di tutte. Cambiamo ancora accordo. Sempre la stessa nota. Questa è la più intelligente di tutte. Once there was a way to come back home. Once there was a way to come back home. Sleep, little darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Sentite come cambia assolutamente tutta la situazione? È la stessa nota, ma cambiano tutti gli accordi sotto, e cambiando l'accordo cambia assolutamente tutto. Immaginate quando stiamo componendo la canzone, e quindi il tipo di accordo, che sia maggiore o minore, o l'accordo stesso che mettiamo, che sia do, fa, la che sia, ci farà pensare in una maniera totalmente diversa, che poi è quello che fa un arrangiatore. Quando gli portate la vostra idea, cerca delle soluzioni più funzionali, magari proprio sostituendo un accordo con un altro, o magari il tipo di accordo, proprio per cercare una sonorità più interessante e meno scontata. E quindi allora, specialmente per le nuove generazioni di musicisti, abituiamoci a provare a sostituire quell'accordo o a partire direttamente con un accordo diverso, avendo sempre la stessa nota o la stessa melodia. Perché è qualcosa che abbiamo già a disposizione qui nella nostra testolina, nelle nostre mani, non ci serve di andare chissà dove. E non solo di andare alla ricerca del nuovo plugin che fa chissà cosa o del nuovo kit di batteria per avere quel qualcosa di diverso. Perché ricordiamoci che la differenza la facciamo sempre noi. E se qualcuno ti dovesse dire qualcosa, tu di che te l'ho detto io. Ciao da Red.